presenza, quindi ancora oggi sul campo. Sì, ancora oggi sul campo con tanti amici che vediamo qua intorno e felice di esserlo, perché è bellissima la cornice così, l'avevo immaginata. Ieri sono venuto su a dare un'occhiata come procedevano i lavori per il disegno della pista. Avevo visto che era fantastica, ma così non me l'aspettavo. E poi con così tanta gente, meraviglioso, veramente. Siamo ancora all'inizio, qualche pronostico? Chi deve vincere? Tu già lo sai perché l'ho dichiarato in conferenza stampa. Vince sempre il migliore? No, non lo so. Abbiamo fatto dei sorteggi che credo non penalizzeranno nessuno, anzi valorizzeranno la competizione. Quindi una gara vincente, ma a vincere sarà l'Anfas in ogni caso. Assolutamente, vincitore è sempre l'Anfas, sempre. Okay. So, mi hanno detto vieni qua di due stupidaggini, quando vogliono qualcuno che chieda dica due stupidaggini mi chiamano, però quando chiama questo gruppo qua è sicuramente una bella chiamata, perché sono persone straordinarie che veramente io non sono sempre proprio, quando sento beneficenza per la fame nel mondo un po' dico ma forse non sono capace, quando invece si fa una cosa per un obiettivo veramente vero, concreto, che ti rendi conto che dai una mano a risolvere un piccolissimo problema, allora corriamo di corsa. Voi invece la ancora non siamo stati informati della composizione, ma insomma potrebbe anche capitare. Se succedesse? Sarebbe una cosa positiva, che magari, che chissà, si potrebbe trasformare anche in un'alleanza che va oltre la semplice gara. Beh, lei è d'accordo? Spero in un buon pilota di kart. Se ci troviamo insieme spero in un buon pilota. Sto scherzando, non è che magari qualcuno... Una bellissima cornice di pubblico per l'iniziativa. Sì, credo che Anfas abbia fatto le cose in grande, l'amministrazione comunale ha, diciamo, supportato, ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che il legame fra la città e Anfas potesse rafforzarsi se si fosse riusciti a organizzarlo in città. La presenza delle persone è la risposta più importante. Ora sarebbe determinante che le persone trasformassero questa bella iniziativa in un contributo concreto, così che quel progetto di Anfas possa, come posso dire, avere un'ulteriore spinta importante. L'opposizione ha qualcosa da aggiungere? Non sono qui come membro dell'opposizione, ma in veste di sponsor mi associo alle parole di Romano e speriamo che l'iniziativa dia un valido contributo all'Anfas sia dal punto di vista dell'immagine sia dal punto di vista economico, dato che l'impegno che mette nel sociale è tantissimo e
E oggi questa è la terza edizione dei cartisti e portarla a Macerata è una bella soddisfazione. Quindi speriamo tutto bene. Più che altro per dare voce ai veri protagonisti di questo incontro che è stato voluto e promosso da un grande marchigiano e da un grande amico di questa città. E pensate alla forza di Cesare e degli organizzatori, da domani inizieranno nuvole e un po' di piogge, l'estate si è prolungata fino a oggi proprio per questa manifestazione. Fatevi un altro applauso.